100 spettatori di tutte le famiglie, sai. Lui per tutta la parte di per loro, no? No, no, parli qui. Ma dopo lo metto un po' più di sbieco. E qui, vedi, vedi che c'è una griglia lì. Può essere un film su YouTube, si sente bene. Siamo arrivati all'atto finale, una finale tra outsider, come potete vedere, Valentino Cristofori e Angelo Corbetta del Memorial Nello Leoni. Ci ha abbandonato Luca De Carli, ma noi abbiamo subito trovato il sostituto. Ti dico buonanotte perché siamo dopo la mezzanotte. Esatto. Alberto Dal Monte, ciao. Ciao. Per tutti la foca, ricordiamo. Dove vai giovedì? Da qualche parte? C'è sempre. Senti i pregiari? Non c'è l'Olis? No? Si gioca. Allora, come al solito, vanno in fondo i due favoriti. Non penso che manchiamo di rispetto agli altri 8 finalisti. Non diciamo niente di nuovo. Si prevede una finale di livello. Direi di sì, perché uno è master, quell'altro è stato e potrebbe essere che ci ritorna, ma stiamo zitti perché magari lui è anche scaramante. Esatto. Potrebbe anche ritornare. Fresco vincitore della gara nazionale di Alessandria. Sta giocando a un livello che definire altissimo non esagero, però dall'altra parte c'è un signore che di livelli altissimi di gare vinte per nominarle tutte ci vorrebbe una settimana più o meno, ma essere veloci. Esatto. Adesso lasciamo concentrare Valentino, perché la prima bocciata è quella entrante, può sempre rappresentare un problema.
Grillo esterno, se vuoi brevemente, l'abbiamo già fatto, ma menzionare le caratteristiche di questo biliardo qui, mi sembra intanto lento. È un biliardo, diciamo, che riassume un pochino i biliardi che sono utilizzati di solito per i campionati, quindi l'1, il 2, il 3, tende sempre spesso e volentieri ad allargare un po' sulla sinistra e a calare, a stringere sulla destra. Quindi vedremo in base a dove si fermerà pallino. Ricordiamo che entrambi sono bravissimi a tirare di braccio, quindi se c'è da alzarlo per fare un tiro un po' più lungo non c'è nessun problema. Esatto. Uno ha qualcosa in più. Certo. C'è da alzare, non c'è nessun problema. L'ho detto perché di solito in questi biliardi così lenti, così particolari, il tiri lunghi è sempre meglio farli di braccio, non so se sei d'accordo. Sono d'accordo con te. Sia sempre un po' più precisi. Questo saranno due sponde, presumo, testa al pallino, così è. Questo è calato un bel po', eh. Si può notare il biliardo tende, come dicevo prima, ad allargare, ad aprirsi sulla parte sinistra, cosa che non succede da quest'altra parte. Però ho visto Angelo che ha studiato bene. Questo passa, eh? Passa, però forse potrebbe anche aver segnato. Si adatta, è quello che si adatta prima di altri, sì. Magari ci mette una mano in meno, ma si adatta prima. Delle volte anche un in più, però alla fine lo capisce. Credo che andrà in testa qui, gli risponde, perché non c'è, piano, che corbetta potrebbe anche tentare un tiro diverso, però no, sul 4-0 non c'è vantaggio secondo me. Quindi prima deve cercare la misura. Invece va tutto biliardo. No, va di prima ad abbassare. Tende ad abbassare. Vuole prenderne uno. Che è ancora da fare, attenzione. No. Però l'obiettivo primario era prenderne il meno possibile. Risponde di qua. La tira di qua perché secondo me ha visto che tende a uscire, quindi o prende il pelo della bianca e entra, o se no prende il pelo della rossa di là, oppure non prende niente e segna. C'era proprio un margine di errore molto più ampio da questa parte. C'è anche da specificare che il modo di andare a punto tra i due giocatori cambia nelle giocate. Valentino tiene la palla. Rasenta il panno, mentre Angelo la fa cadere, esatto, quindi voglio dire. Sei di prima, consolida il filotto di seconda, rientro i 10. E il pallino. Ribadisco che non siamo al fuori italico, ma siamo 15-0. Esatto. In onore di Valentino, che è un grande appassionato di tennis. Pallino è la zona preferita da Cristofori. E non preferita da Corbetta. Esatto. Sarà un po' questo il canovaccio, no? Ricordo qualche anno fa. Dell'82-0? Parlo che stavano 70.
82-0, cioè una cosa del genere, sì. Diciamo che aveva il millimetro in tutte le palle che tirava. Veramente Corbente lo soffre, credo che è l'unica cosa che soffre. Non poter fare il suo gioco, che alla fine poi è una caratteristica di quasi tutti i giocatori, però poi l'aveva proprio messo dentro la pentola a pressione, aveva acceso già la fiamma. Detto questo, questa è un'altra partita, quindi non sappiamo che risvolti avrà, però sappiamo che uno giocherà là in fondo e uno giocherà corto. Questo non ci vuole nessun luminare a capirlo. E scordiamo anche che Angelo non è che sia uno sprovveduto, è peggio di Cristofori, che ne ha peggio 2, 3, 4 mila. Per quella tipologia di gioco, sì. Per tutto il resto c'è Mastercard. Speriamo il tiro risponde da fuori. Sì, deve entrare lì. Magari sperava di fare anche un po' di barriera per non prendere un'apertura sgarbata, un'apertura sgarbata. Ma qui possono girare anche le rosse, bisogna stare attenti. Perché le bianche sono indirizzate vicino alle rosse. Diciamo che se colpisce centrale. Però vedi, ci dà una spinta controllata, chiamiamola così. Vedi perché? Certo, non è che dicevamo delle eresie, però adesso è il punto da prendere. Esatto. È tutt'altro che facile. Ma direi che è molto complicato, soprattutto in questo biliardo. E soprattutto a mezzanotte e un quarto, perché ricordiamolo che dopo un certo orario le biglie diventano più complesse, anche per questi signori che sono abituati a giocare a questi orari. Dire perché sono qui dalle 7 di stasera, 7:30, è la mezza passata. Il tiro si fa complicato. Prova di entrare a 3 ad effetto veloce dall'altra parte, vediamo, no, non preso assolutamente, 3 biglie per Cristofori, terzo pallino per il giocatore Massa Lombarda. Ci sarebbe già un mini fossato scavato, perdonandomi per la cacofonia. Birillo esterno, attenzione che c'è rientro perché c'è tanto dito. 10 punti. E diventa 10. 30-0, ribadisco, siamo in una sala biliardo. Però intanto 30-0 come nel tennis. Intanto il solco è stato scavato. Naturalmente Corbetta deve cambiare registro, deve prendere il pallino, portarlo a casa e cominciare a macinare il suo gioco. Vediamo se riuscirà a mettere il break. Qui credo che tirerà ad effetto Valentino. No, ma te risponde. C'è l'ingresso comodo, solo per il punto, per cambiare la biglia. Leggermente. Sì, largo. Leggermente largo, ma prende bene il punto. Vorrei fare una previsione, potrebbe tirare quella bianca. Secondo me ci stai quasi prendendo, anche perché bisogna muovere le acque, attenzione che sembra stretta. Che non aver segnato, ma forse ho segnato con quella di qua. Sì, dovrebbe essere rosso. Intanto la piccola buona notizia per Corbetta è che è alzato il pallino. Esatto. Naturalmente cosa fa Cristofori? Lo abbasso. Un pochino, non un peletto per. No, va di misura, cerca di coprirsi. Vediamo se ci riesce, direi di sì. È buono. Sì.
Sì, perché non c'è l'angolo per entrare. Poi non sono nemmeno infilate. Ma penso che guardi per lì della Goresiana. Verrà senz'altro di due sponde. Sì, con della spinta, perché può mandare via la bianca o affondare il pallino, che rischio, mamma mia, che rischio. Se la prende un po' più larga non segna. Di Cristofori ha sbagliato completamente il riferimento. Poi dopo c'è da dire un'altra cosa: se tendono ad allargare di lunga e corta, sparano in dentro, perché alla fine è il contrario del due sponde. Lui l'ha sbagliata, ma ha per molto di lunga e corta. Moltissimo, infatti è una palla che chiunque viene qui a giocare, a provare un po' di largo, chi bene o male tende a capirlo subito un po', cioè le due sponde di cameriera, tende a non tirarle praticamente mai, che sono molto irregolari. Primo pallino per il giocatore ormai considerato da tutti forlivese, ma ricordiamo Comasco di nascita. 2. Un biliardo che per la sua bocciata non è particolarmente indicato, perché dalla parte di là tende a rientrare sempre un po' di più. Molto dito di corbetta, giusto? Quindi non ne dà particolarmente tanto, però erano biliardi più regolari, tende a fare i due, a risalire magari per gli altri due o il filotto. Invece questo caso qui il pallino tende a schiacciarsi subito nella sponda e a tornare indietro. Diciamo che il caro vecchio filato di prima è sempre il migliore sotto questi aspetti, quando trovi dei biliardi così. Tre sponde. L'ho schiacciata verso l'angolino. Vediamo se riesce a risalire. Rimane un pelo corto, vediamo se la segniamo. L'ha schiacciato un pochino qua vicino a sponda. Sì, è andato molto vicino all'angolo zero. È arrivato. Risponde a risalire dietro il pallino, fa gioco anche la bianca, che prende. L'importante è non dare riferimenti di tiri e corbette, è questo quello che vuol fare, e mi sa che non c'è riuscito stavolta, perché può essere attaccata quella lì, difficile ma non impossibile. È un tiro molto preciso, perché capita un po' stretta, prendi la palla bianca sotto. E è un disastro. Margine di errore vicino allo zero. Vicino allo zero, sì, molto. Vediamo, la tira esterna per avere un po' più di possibilità larga. Bisogna vedere, perché quella bianca lì è venuta avanti. Potrebbe un po'. Aver segnato comunque, però è rimasta indietro. Andata bene. Ha fatto meno strada di quella che è salita. Andata bene. Secondo me è andata bene, poi dopo. Sì. Giusto tirarla da fuori, perché hai più angolo. Certo. Diciamo una
chiara l'intenzione di Cristoforo di giocare in appoggio e non un po' meno in misura per cercare di non dare possibilità di realizzazione di corvetta. Non si conoscono, come dicevi tu prima, riferimenti. Si conoscono a mena dita, non si sa quante partite hanno fatto, quante volte sono incontrati. Il prossimo anno si incontreranno di meno, perché saranno compagni di squadra. Esatto. Se non nelle gare. Sì, ma devono andare avanti però. Cioè, è chiaro che questi vanno avanti però. Sì. Ci vuole anche una combinazione. Vediamo. Corbetta. E qui Corbetta lascia trasparire tutta la sua grazia. Allora, come amo dire io, questo tiro guardatelo ma non effettuatelo. Sono d'accordo. Slogature, contratture e stiramenti sono i rischi che si corrono a fare questi tiri. 31-11 Valentino Cristofori e servizio. Filotino di prima. C'è un po' di rientro. 10 di secondo, siamo 41-11, il pallino torna in zona sponda corta. Diciamo che finora la partita è stata molto ben interpretata da Valentino. Ha giocato molto bene fino adesso, preciso, rischiando il meno possibile. Per quel poco che gli è stato concesso a Corbetta, comunque è stato anche bravo perché ha fatto due bei tiri, ha fatto un 4 con l'ultima data. Trasponde, la calata lo aiuterà a andare dietro al pallino, forse di due largo addirittura, attenzione, perché queste sono bide che Corbetta non si lascia sfuggire. Ti aiuta non col tiro. So quanto aiuti in un tiro basso. Dipende sempre. Conosco i miei polli, come diceva uno. C'era quel rischio lì. L'ha presa nell'ultima porzione giusta per segnare. Naturalmente si doveva rischiare, sapeva già che non poteva rischiare di essere largo, ma. Sai, 41-11. Comincia già a pensare a qualche tiro alternativo. Viene un po' larga anche questa. Sì, però questa copre probabilmente. Sicuramente verrà giù di risponde. Sì, perché è troppo distanza fra i due pezzi per poter tirare. Quindi si tirerà ad affondare. Buona, però se adesso vanno due rosse vicino al pallino, ma se Cristofori dovesse mai metterla lì in mezzo la vedo dura. Dopo ci vuole un tiro perfetto. Sì. Il posto c'è, ma è l'angolo che bisogna trovare. Passaggio un millimetro. Purtroppo era stato un buon profeta, nel senso che quella lì dava fastidio e molto. Quantomeno dal punto di vista visivo, abbiamo visto anche dal punto di vista pratico. Adesso staremo a vedere il secondo di Angelo e quella bianca. Possibilità di limare qualcosa nel gap, larga. Incredibile come appena prende sponda corta venga su praticamente dritta. Quasi corta, sì. 14-41. Invece di seguire la vittoria, nel limite al codice si apre un po'. Thank you.
10 di prima, vediamo se rientro dallo strike. Corbetta rimane attaccato. Rimangono 10, si piega ma non cade l'ultimo birillo. E comunque 24-41, è un tiro sostanzialmente. Questa volta vediamo pallino sotto al castello. E non ci meravigliamo. Copertura. La misura è buona. Ha coperto sicuramente. La direzione anche. Quindi diciamo che c'è solamente il gioco di accosto, secondo me, da parte di per uno normale sì. Forse anche per Corbetta. No. Attenzione a non rimanere largo perché ti potresti mettere per un tiro dell'avversario. Direi di no, perché qui c'è tutta la vita di prima, direi che ci si arriva lì, no? Diciamo che ci si arriva stando un pelo più alti con il braccio. Però non c'è altro. E non sforzandola troppo, esatto, sì. È proprio al limite, però ci può venire. Se no c'è lungo e corto, ma è pericoloso che rischi di dar quattro punti all'avversario. Il pallino corregge anche. Sì, oppure se può passare direttamente la rossa. Ci vuole un film, te lo dico subito, così a guardare questo caso. Sarebbe buono anche il pelo della bianca di sopra. L'importante è non farla larga. No. È un biliardo che spara abbastanza. Corta. Chiamano non male, però passo in mezzo Cristoforo, meritava almeno 4 punti in più. È stato un grandissimo tiro. 45-24. Non vorrei fare il cielo del malaugurio, però conferma un pochino la salute attuale di Valentino. Ha fatto mezzo anche nella semifinale prima. Ha rischiato di perdere, ci è andato un tiro. Non sarebbe probabilmente stato giusto, questa è stretta, però c'è la correzione, vedi com'è il giusto gioco. Uno tira, signori, Angelo Corbetta. Sì, uno fa il tiro perfetto, passa in mezzo, quell'altro ha un impercettibile pelo di favore, lo possiamo dire, e fa 16, un tiro bellissimo, esce ben chiaro. Intanto siamo a 45-40 per Cristoforo. Sicuramente chi ci sta seguendo a quest'ora della notte si sta divertendo, perché questa mi sembra una bella partita, non so. Io non avevo dubbi già dal principio, leggendo i nomi e i cognomi dei partecipanti di questa finale. Si poteva sicuramente prevedere una partita di grande livello. Sul rischio sono d'accordo. Eccolo che arriva. Ecco, non l'ha preso come voleva. È un tiro che voleva non perfetto, di più. Di più, sì. Anche perché ha dovuto cambiare l'angolo, si è dovuto abbassare, batterla più bassa. Punti. 49-40, non
figlio che ci sta guardando di stare qui. Magari dormite un'ora di meno, ma ne vale la pena solo per stasera. Poi domani sera tutti a letto presto, che non c'è niente. E qui vediamo comunque anche l'abilità di Angelo, comunque a prescindere anche nel gioco di Acosta. Non lo scopriamo di certo noi. Lotto di prima. C'è un pochino di rientro, saranno 10. E direi che il primo vantaggio di Corbetta nel match è 51-49. E palla al centro. Cavallata la metà partita, inizia la seconda metà. E pallino dalla parte opposta dell'attaccato a sponda. Sponda tutto biliardo, giusto per fare un tiro facile. Potrebbe essere stretta, sì. Corre. Pelino stretto. Il problema non è lo stretto, il problema è che ti offri. E qui utilizzerei un classico modo di dire rotto, modo di dire romagnolo. Lasciare il culo in piazza. Spero di non aver offeso nessuno. No, non siamo più in fascia protetta. Adesso vediamo solo come tirerà questa palla, perché probabilmente tirerà la palla. Se è ritagliata, quanto più sponde. Si è tirato a pallino perché ha visto il vantaggio, sì. Probabilmente solo lui avrebbe tirato a pallino, sì. Ma intanto c'è poco da fare, lui è Corbetta, gli altri sono altri. Questo potrebbe essere una data, potrebbe fare un salto alla partita a livello di punti. I primi quattro li abbiamo già visti. Scappa via, segna, ma non trova punti, e siamo da capo. Assolutamente, due giocatori del genere, con pallino al massimo una spana dal castello. Tu dici che in 2/3 mani può finire la partita? Potrebbe, e a volte anche solo in 2. Come potrebbero volercene 4? Risponde sulla biglia e voilà, signore e signori, 16. Una facilità assoluta. Allora, assoluta. Questi tiri qui sono come se ti arrivassero dei montanti al mento, secondo me, magari da Tyson piuttosto che da un altro. Dopo devi essere bravo a sorbirlo, vediamo se ce la fa. Naturalmente il tiro obbligato di Cristofori, quello di andare. Deve essere un pelino più stretto. Vediamo, perché cade e alla fine cosa prende nel modo peggiore. Non segna e fa solo 4. Ovvio che l'obiettivo era la prima rossa.
cosa centrale, per capirci. Comunque, meno 18, ancora lì. Cioè, probabilmente cercherà di allungare quella rossa nei birilli, cercando magari di stare un pelino sul largo, che lì in caso gli fa gioco anche il pelo del paladino. Se passa nello stretto lì, può diventare un problema. Dico la mia, potrebbe anche tirare di prima, fare un birillo e mettersi il coperto. Potrebbe prendere proprio il pallino pieno. Sì. No, nel senso che può spostare la traversina della biglia, fare un birillo e mettersi in copertura. Non lo so se viene. Vediamo. Tira veloce. Chiaro l'obiettivo che il pallino doveva colpire la rossa. È rimasto scarso. Tentativo non riuscito, di un niente, ma non riuscito. Due biglie per corbetta, 74-53. E il pallino. Ricordiamo che sono 41-11. Quindi 63-12 è il parziale, esatto. Aperto. Vediamo se allunga. Quando ti dicevo il vecchio filotto di prima, hai visto? 82. E beh. Avevamo detto, non è che non che siamo dei fenomeni, No. Adesso abbiamo solo visti giocare quelle io 200, 300, 400 volte, perché ricordiamo che in un'altra vita tu eri un giocatore quasi al loro livello, metto il quasi, magari la gente non lo sa, ecco. No. Sì, e lì chiede, diciamo che la sta perdendo questo offer, questo è stretto. Sì, è stretta, ve lo pelo. Il fatto che quella rossa lì non è, come si può dire, non è colpibile di due sponde, quindi è quasi obbligato al punto d'accosto. 82-53, attenzione. Riesce a sfilare il pallino, si mette anche a scartamento. Vediamo. Il solito braccio alto di Angelo. Leggermente difficoltoso, si prende anche lui i 30 secondi canonici. Sono biglie fondamentali per il prosieguo e sono biglie anche difficili. Vediamo se apre come al solito, va bene, no, stretta, però segna in qualche modo, forse. Da qui sembra rosso, quindi, però, prendiamo sempre l'inventario, il beneficio dell'inventario, perché qui noi siamo in una posizione assolutamente impossibile per poterlo capire. Però, stavolta, ci sembra che ci sia anche parecchio. No. Troppo facili per andare sotto quel pallino o sotto quella rossa. È quello che farà Valentino, trasponde sulla rossa. La
punto di parlare di una difficoltà assoluta, e si vede perché, vedi, col salto alla fine perde il controllo, c'è poco da fare. Buon per lui che ha segnato, è già un grande risultato. La traiettoria si è svasata un pochino. Certo, perché devi tirare a lanciare la palla fuori traiettoria, dopo può succedere di ogni. Dopo... Un altro detto romagnolo è palla sbalzarona, palla poccapone. Se le segnano tutte, ricordate. Se le segnano. A piacere, così diciamo anche. È giusto alleggerirla la cronaca, in certo. Tradotto, la palla che salta non è un granché. L'abbiamo visto? Quasi, ti dico la verità. Se vogliamo trovare un difetto. Lunga un dito di traverso, non per il lungo. Adesso Valentino potrebbe essere un pochino in difficoltà. Direi che è perfetto. Adesso vediamo se con la bocciata. Intanto bisogna guardare su un... Una sicura, bisogna vedere la seconda piglia. Vediamo se con la bocciata. Ti stai divertendo? Riuscirà a stare attaccato. Ti stai divertendo? Molto. Beh. Non l'avevo mai fatto, ma... Bene. Tu tieni pronto che quando Cervio sei da quelle parti lì, butto via De Calli e ti chiamo a te. No, scherzo. No. Luca è un, De Calli è un grande collaboratore, però sostituibile. Quando ci sarà la possibilità, se tu acconsentirai, ti chiameremo. Se ne avrai voglia, se avrai il tempo, è chiaro. Sarò libero, guarda, volentieri. Le nostre porte sono sempre aperte, soprattutto alla gente competente come voi, sia ben chiaro. Onorato. 54-82. Vediamo se riusciamo ad accorciare la candela. Birillo di prima. Sembra di sì. 10 di seconda. Palla attaccata a sponda, qua in alto. Pallino che torna. A mezza via. In una posizione. Siamo a un tiro, 18. Esatto. Questo gioco sappiamo che 18 punti è un tiro. Possono essere tantissimi come possono essere niente. Questi livelli 18 punti sono quasi niente. Di cosa si sta lamentando Angelo secondo te? Della spinta? E non è la prima. La seconda. Vai. Intanto Valentino si infila e chiama a casa Corbetta. Però c'è il rischio. C'è il problema del lancio di palla, per tutti tranne che per Corbetta. Diciamo che c'è una bianca qua in alto che... Un po' di fastidio visivo lo dà. Crea qualche difficoltà, però sappiamo che Corbetta... Evidentemente non era infilata, o meglio bisognava prenderla più stretta, ma con quella lì era impossibile prenderla più stretta. 86-64. È il punto che chiama bianco. Forse bianco, sembra bianco.
diciamo che 16 si può anche fare. Si va veloci. Trova 4 e il punto. Trova 4 punti un po' fortunati, però. Però 4 punti in questo punto della partita. Sono tanti. Sono tanti. Poi se è rimasto bene. Per forza, c'è troppi rischi, troppo. Cioè non... Si vuole cercare di tenere ancora in piedi questa partita. Deve strappare il pallino, visto che adesso è in vantaggio di Biglia, e poi vedere cosa capita. Tutto da una parte. Tutto da una parte. Ed è in maglia azzurro. Esatto. Però non si sa mai, i capovolgimenti possono succedere da una parte. Assolutamente sì. Ma probabilmente ti darà ad abbassare il gioco. Se si vede il pannello porta giù e magari con un po' di fortuna fa anche un punto stretto. Oppure anche se smazza la bianca. Sì. Va lì. Va proprio di misura, rimane un po' stretto. Allora, la valutazione è semplice, le due miglia bianche non sono attaccabili, quindi posso rischiare qualcosa così. Esatto. Però se volesse rischiare ci sarebbe quella rossa. Questa? Sotto. Ah, quella là. Quella rossa lì sotto. Certo. Credo che l'abbia inquadrata, però presa, ci vuole un capolavoro. Presa, certo, presa sullo stretto potrebbe non fare danni, presa lì, schiacciata, perfetta, piena. Si potrebbe anche sì, però vede che se la prende lenta, esatto. Guardiamo come sono disposte le biglie, devi fare per forza un tiro fuori dal terrazzoio, però sul 90-64 non credo. Che devi pensare a vendere il punto, devi pensare a far 16 e se vendi il punto hai perso, anche la partita è più persa che vinta a questo punto, per quello, questa è la mia teoria, se no c'è questa. Però questa qui è troppo terra di nessuno, quasi inattaccabile a mio avviso, però vediamola, in mano ce l'ha Valentino Cristofori, ci fidiamo di lui. La tirata perfetta, ma è in una posizione che non poteva far punti. Cioè, bisognava non prenderla. Bisognava pacificare proprio una parte infinitesimale. Impossibile, praticamente. 65-90. Vediamo se il biliardo gli dà una mano. Così è 75-90. Il pallino ancora più giù rispetto alla data precedente. Il pallino attaccato sporco. Adesso questa prima è fondamentale. Se Valentino facesse come a inizio partita. Benino potrebbe riuscire anche a rendere la partita ancora più interessante. Sì, sì. Tenendo un altro pallino. Perché io ho detto Benino perché di là c'è Valentino Cristofori, perché questa è una buona prima, ci mancherebbe perché è parificata, però. Intanto lui va nel mezzo. Ah, ecco lì, perfetto. C'è ancora spazio per Corbetta. Stesso tiro o due sponde, vediamo, decide lui.
col pallino che alza la bianca. Bisogna prenderlo, se no si fa la fine. Potrebbe essere rimasto un punto bianco, eh? Allora, proviamo a spiegare perché ha tirato in appoggio e non lo giri. È la scorrevolezza del biliardo. Se è un biliardo molto scorrevole, tutta la vita giri, giusto? Così. No, secondo me avrebbe potuto tirarla nello stesso sistema, anche in un biliardo più veloce. Perché comunque... È la caratteristica quindi del giocatore, che ama questo tipo di tiro. Secondo me sì. Rimpallino, segna. Diciamo che non è un fulmine di guerra, fa quel tiro lì che ama più giocare di rottura. Diciamo che non fa parte della sua specialità. Certo. Anche se quando serve. L'abbiamo visto, è un bel accosto preciso 3-4 mani fa. Se il biliardo lo aiuta, corta. È stata larga di un millimetro. Sì, e alla fine non è entrata abbastanza. Si sarebbe appoggiato il pallino. C'è ancora possibilità per mettere il gioco a proprio favore. C'è che è rimasto rosso. Tiro veloce. No, bianco. Non sembra bianco, non sembra rosso. No, dalla minchia di Valentino sembra bianco. Corvette giustamente ci guarda perché è un punto rognoso. La mossa del finale delle palle quando si sono fermate. Potrebbe essere più bianco che rosso. E quindi come si prende dopo? Non dire andarci più vicino perché ti mando subito via. Potrebbe... Perché dopo il pallino muove da rosso, attenzione. Dall'altra parte bisogna... Potrebbe optare per più o meno, non più o meno, lo stesso tiro che ha fatto Valentino, un po' di tagliata, smezzare la bianca centrale, che rimpalla il pallino e la palla di Pierangelo, diciamo, fa capolinea su queste due. Quindi alla fine tirerà la bianca rossa, muoverla di mezzo centimetro. Fa proprio il tiro. A misurissimo. Non sembra neanche male. Ma basta che la muovo un po', eccola qui, grande corvetta. Era difficilissimo, c'era solo questa possibilità qui. Grillo esterno. Rientro. Sì, ma c'è l'ingrocio. Gioco in alto. Prima data della partita. Gioco nella parte superiore. Sì.
che la miglia è andata per i fatti suoi. Ha parlato di non una palla, ma quasi. Questo conferma proprio la tendenza del biliardo a uscire anche dalla parte di qua. Vediamo, corbetta. Presa per la vernice esterna. Tolto un po' di polvere e un po' di vernice. E il problema è che il punto è bianco e c'è la terza. Non è molto, se non che la bianca si è centralizzata. Sì. E che corvetta una miglia in meno. È abbassata di una mezza spanna. Questa è questa palla. Non dico che è fondamentale. Come alla fine dell'attacco. Andiamo di sfaccio stavolta, attenzione che gira la rossa pericolosamente, ma la spinta non può arrivare fino a lì. Ti saresti aspettato questo tiro, Alberto? No. Neanch'io. No. Però corbetta è corbetta. È imprevedibile. Allora, è l'unico, fra i 3 o 4 che non indovina mai un tiro quando sta per tirare. Mi era venuto il sospetto una volta che lo facesse apposta, non è così. Secondo me è perché ti sente e dice adesso ti faccio dispetto. Dopo se lo intervistiamo glielo chiedo, ma sono convinto che non dice di no. Tanto un ringraziamento ai 170 che all'1:30 ci stanno ancora seguendo in diretta. Andiamo a letto presto, dai. Sì. Un quarto d'ora perché dovete seguire l'intervista se riusciremo a farla. Ultima biglia della mano per corbetta, schiaffetto, gira la bianca ma non arriva. E adesso 2 per Cristofori, 2 biglie intendo. Sono la persona più indicata per dirlo. No. Allora, 75 io faccio il giro della rossa, portarla giù. Vediamo. No, lui non ci pensa neanche, fa il calcio veloce di quella là. La mezza spinta, 16, 91-93. Tira fuori. Adesso bisogna prenderlo. L'unico dal cappello. Però adesso un altro detto romagnolo è andato un fagiolo nella piva. Nessuno avrebbe mai pensato a un 16 di questa fattura e tantomeno a un punto così complicato da prendere. Adesso è dura. Bisogna vedere se il pallino prende l'altra rossa e gira abbastanza da arrivare giù. Non troppo forte. Così, vediamo. Questo è come un filotto, Alberto, secondo me. Questa è stata una palla da 92-93. Siamo addirittura di arrivo, Massimo. C'è il primo match ball per Valentino Cristofo. Thank you.
diciamo Corbetta ne ha avuto uno, se non sbaglio, nel 91. Uno, due, forse anche tre, perché quando ha tirato. Certo, parliamo di bocciata da chito. Vediamo. Valentino. Attenzione. Sputa indietro. Due punti. Dovete rimanere qui ancora un po' a soffrire. La tensione del finale si fa sentire sempre, a prescindere che siano più o meno bravi. Caricare anche il pallino questo qui, eh? Secondo me è stato proprio quello. Credo che Corbetta vada proprio a punto giro, secondo me farà due sponde sulla bianca. Cosa hai intenzione di fare? Prova di alzarla. Però fa un po' fatica. Sì, deve proprio prendere perfetto. È vero, è verissimo. Invece potrebbe essere anche un rimpallo. Pallino via bianca. Troppo larga. Un braccio di Angelo si è fatto un po' più nervoso, è diventato un po' più nervoso, non è più lineare. Ricordiamo che Angelo Corbetta non è un replicante, è una persona, è un uomo. Un essere umano, dove circola del sangue. Esatto, quindi magari un minimo. Lì diventa un problema, vediamo la calata, si è aperta troppo, cioè nel senso che se non si apriva diventava durissimo, così un po' meno dura. Stesso tiro per Valentino Cristofori. Può permettersi di farla anche un pelo più stretta. Sì, perché c'è l'imbuto. E adesso è da prendere. Il pallino da lì difficilmente si muove, bisogna che ci dà un po' di spinta. È ancora difficilissimo. Perché Valentino, come ti dicevo all'inizio della partita, per come tira la palla lì ci può anche arrivare. È vero. Lui la deve sbattere qua vicino, scansare questa bianca qui alta. Perfetto. Secondo me meglio non poteva tirare. Molto buona perché ha preso il punto. Con quella là esterna, giusto? Sì. È già stato. E poi anche permetterti giusto di provare di muovere un po' il pallino per le due biglie, senza rischiare più di tanto. Però l'intento è quello che ho detto io. Ma solo uno, probabilmente lui cercava di spostare il pallino di anche meno. Il pallino per fare due palle. Però comunque la palla viene misurata. Potrebbe, vista da potrebbe anche essere come detto, non è scontato che sia. Però ripeto, è un po' lontano. Andiamo allo strumento di misurazione, utilizziamo il
misuratore piccolo, che è sicuramente più comodo, però già l'arbitro ha visto che c'è poco. Se facesse due palle boccerebbe per due birilli. Non è la stessa cosa che bocciare per il rosso, esatto. O per tre bianchi. O per tre bianchi. Quante volte è capitato anche la bocciatina a cappello, no? Bianco in alto, bianco a destra, bianco a sinistra. Ma c'è veramente poco, no? E all'una e mezza di notte il poco anche per l'arbitro diventa un problema. Una misurazione di spessore anche per l'arbitro, che sicuramente questa serata e magari poteva averla un po' prima nel corso della notte. Sì. Vediamo, intanto alla bocciata andrà Valentino Cristofoli. Quella è l'unica certezza che abbiamo. Fresco vincitore della gara di Alessandria, giusto Massimo? Sì, da un compagno di squadra di Corbetta. Vediamo se riuscirà a bissare una vittoria a distanza di due giorni. Allora, mi sbilancio pari. Ci sta guardando molto accuratamente. È pari. È pari. Un sostenitore che quando vai giù due o tre volte da una parte, due o tre volte dall'altra, se non vedi chi è pari. Inutile starle a misurare. Intanto ci sta. Però questo è un punto. Non pare. Ogni tanto anche il vecchio 7 ci prende. 2,96 no? No. Ci ho provato Valentino. A contattare un punto in più per passare per i 4, per me c'era uno scherzo. Vediamo se quel millimetro più o meno può o no fare la differenza. Perché vediamo che se facesse due birilli bianchi la partita si infiammerebbe. Sì. Vediamo. Invece. Chiude Valentino. Bravo Valentino, veramente bravo. Ha tenuto il brodo, è rimasto attaccato. Vale! Vale! Tardi l'ha fatto. Vale! Angelo, 10 secondi. Facciamo presto, perché tutte e due, uno alla volta, è uguale. Vieni qua vicino a me che... Allora, tanto lo inquadriamo, Angelo. Allora, era iniziata che ti aveva quasi messo in difficoltà. Poi, una mano qui sotto, io mi riferisco anche alla costa che hai fatto precisissimo, da lì l'hai girata. Prima col 16, chiaro. E poi è stata lì una partita che sembrava in mano, poi alla fine è rientrato. E comunque 200 persone ci hanno guardato, quindi... Credo che abbiate dato spettacolo anche stasera, nonostante l'ora. Si saranno divertiti, allora dai. Tutti si divertite un po' meno perché so che... Ma sì, è uguale, è così importante, è onorare il memoria, il livello. La gara è andata bene, sono stati tutti contenti, va bene così. Bene, adesso... Ci si rituffa non sul campionato, che ormai è finito da tempo, dal punto di vista però ci sono altre cose. Qualcuno ti riguarda da vicino, tipo Fermo, ad esempio. Ci sono ancora rimaste, Rigoriziano. E poi c'è, vabbè, tutte le competizioni a squadra. Rigoriziano, mi sembra che ci sei anche lì. Sono anche rimaste, Rigoriziano. Diciamo che ne hai ancora un po' da faticare, come dicono. Che c'è domenica. Adesso se mi danno domenica un buon fermo. Ingaggio vengo a fare anche una buona parola. Grazie Angelo, complimenti. Vale? Vincitore. Non è che ce l'hai con quelli della taverna, no? No. Anche perché giochi lì.
No, ma a prescindere, questa è stata una partita che l'avevi indirizzata dalla tua parte. Poi dopo c'è stato un passaggio in mezzo tuo, un 16 suo che l'ha girata. Sì. Poi lui dico. Le nostre partite sono così. Vai un po' più avanti. Non si sente. Così si sente meglio. Poi dopo lui è andato via, te hai avuto, tanto sei un lottatore, c'è poco da fare, la forza di rientrare, poi alla fine l'hai provato a casa. Il calcio da 16 finale è stato da mal di testa. Ma io tentavo di prendere quel pallone che gli ho lasciato, mi sembra, tre volte in fila, mi sembra, col gioco di sotto, sì. D'altronde quando tiri, sbagli, perdi la palla. Il canovaccio delle vostre partite. In sì. Fondo lui lì, però attenzione. Io speravo di strappargli un pallino per fargli e così è stato break, dopo. Insomma, da far due o tre mani giù per poter recuperare, visto che oggi bruciava abbastanza bene, quindi... Allora, diciamo solo una cosa, poi ti lascio e ti faccio i complimenti. Buone sensazioni per quello che verrà. Sei d'accordo? Ah, se veniva in questo momento era meglio. Vabbè, però buone sensazioni lo possiamo dire. Stai tornando quello che conoscevamo nel 2018-2019, quando ricordiamo chi è rimasto sia di Corazzana che di Bocetti. Quando si vince c'è anche la testa. L'autostima aumenta. Lavora in un'altra maniera, quindi... Dai, bene. Sono contento. Grazie Vale. Grazie a voi. E, complimenti e ci vediamo presto, perché della carne al fuoco ce n'è tanta. Certo. Sia per te che per Corbetta. Va bene. Bene, io do appuntamento. No. È l'unica partita veramente che conta per tutte e due, perché devono trovare un posto playoff più alto possibile. Il Circo dello Sport ha due risultati su tre. Sette Crociari, solo uno, la vittoria. Io consiglio a chi ci segue di solito di non mancare. Sarà con noi Valerio Alvisi a fare il commento. Schierati al meglio. E poi sabato, lo ricordo, la squadra Iron Bar, Azzolino, Diamanti Corridonia, Passion Trotica. Andate a leggere il roster e vi capirete perché non dovete mancare. Un ringraziamento a tutti quelli che ci hanno seguito, a quelli che ci hanno ospitato nella persona di Omar e Barbara, della direzione di gara. Appuntamento a giovedì, stessa spiaggia, stesso mare, siamo più o meno vicino, siamo a Cesena, siamo sempre in Romagna. È tutto, buonanotte, grazie.